The creatures, too, must become free. These were words uttered by the radical priest Thomas Munzer in 1524. Marx was impressed enough to quote Munzer in his essay on the Jewish question, but few Marxists have taken this very seriously. For Munzer's words came during capitalism's first massive working-class insurrection, which we know from the literature as the German Peasant War. This was also, although it scarcely registers in either Anglo-centric or in anti-colonial Marxism, the first great peasant revolt against enclosure. It was in Central Europe that a new capitalist world historical connection between world money and world nature began to emerge. Without silver flowing across Europe, there was little confidence in the new instruments of credit and paper money, and without credit, there was no conquest of the new world. Before Spain could conquer the new world, and before the Genoese bankers could dominate Spain, a new relation of hard money and nature had to be forged. It was also in Central Europe that early capitalism's basic raw materials were produced, copper, lead, and iron, in addition to silver. More significantly, new mining and metallurgical techniques underpinning as prodigious an industrialization as any that came after allowed for a revolutionary increase in the production of all metals by fivefold or greater between the 1450s and the 1530s. Across Europe, across Central Europe, the new extractivist capitalism scoured the countryside for fuel, creating widespread pollution and deforestation. Agricola, the era's greatest supporter of mining, observed in the 1550s that the woods and groves are cut down, for there is need of an endless amount of wood for timbers, machines, and the smelting of metals. And when the woods and groves are felled, then are exterminated the beasts and birds, very many of which furnish a pleasant and agreeable food for man. When the ores are washed, the water which has been used poisons the brooks and streams and either destroys the fish or drives them away. Anche le creature dovrebbero diventare libere. Queste parole furono pronunciate dal pastore radicale Thomas Munzer nel 1524. Marx ne fu talmente impressionato da citare Munzer nel suo saggio La questione ebraica, ma pochi marxisti lo hanno preso sul serio. Le parole di Munzer ci giungono dalla prima grande insurrezione della classe lavoratrice nella modernità, passata alla storia come la guerra dei contadini tedeschi. Benché nel marxismo ancocentrico né quello anticoloniale l'abbiano notato, si trattava della prima grande rivolta contadina contro le recinzioni. Fu nell'Europa centrale che cominciò a emergere una nuova connessione capitalistica e storico-mondiale tra il denaro globale e la natura planetaria. Senza quell'argento che scorreva attraverso l'Europa ci sarebbe stata scarsa fiducia nei nuovi strumenti di credito e nella carta moneta. E senza credito non ci sarebbe stata nessuna conquista del nuovo mondo. Prima che la Spagna potesse conquistare il nuovo mondo e prima che i banchieri genovesi potessero dominare la Spagna, doveva costituirsi un rapporto tra moneta pesante e natura. Sempre nell'Europa centrale venivano prodotte le materie prime fondamentali per il capitalismo delle origini, rame, piombo, ferro e, cosa più importante, le nuove tecniche minerarie e metallurgiche, che sostennero un'industrializzazione tanto prodigiosa quanto quelle che seguirono. Tutto ciò permise un incremento rivoluzionario della produzione in tutti i metalli estratti. Tra il 1450 e il 1530 esso quintuplicò. In tutta l'Europa centrale il nuovo capitalismo estrattivista ha perlustrato boschi e campagne alla ricerca di carburante, creando inquinamento diffuso e deforestazione. Persino Agricola, che a quel tempo era il più grande sponsor dell'attività mineraria, osservò negli anni 50 del 500 che boschi e boschetti vengono abbattuti perché c'è bisogno di una quantità infinita di legname per macchine e per la fusione dei metalli. E quando boschi e piantagioni vengono abbattute, pure animali e uccelli sono sterminati. Con loro scompare cibo piacevole e gradevole per l'uomo. Quando i minerali vengono lavati, l'acqua che è stata usata avvelena gli uccelli e i torrenti e distrugge i pesci oppure li allontana. But don't worry about such destruction, Agricola wrote. The profits from mining will allow everyone to buy the food and the timber they want and to replace the birds with more pleasurable luxuries.
The ideology of endless growth, endless development, endless accumulation has a very deep history. As mining boomed and the trees were cleared, forest enclosures advanced. By 1524, Munzer decried these enclosures, denouncing the logic through which every creature should be transformed into property, the fishes in the water, the birds of the air, the plants of the earth. The creatures too, he said, must become free. In 1450, forests had been abundant and the conflicts between lord and peasant few. By 1525, the situation was entirely changed. The German Peasant War of 1525 registered not only a mighty protest against the lord's enclosure of the forests, but also the stark realities of rapid changes in life, land, and labor that arrived with the birth of capitalism. Ma non c'è ragione di preoccuparsi, ha scritto Agricola. I profitti nel settore minerario permetteranno a tutti di comprare il cibo e il legname che servono e di sostituire gli uccelli con lussi più piacevoli. L'ideologia della crescita infinita, dello sviluppo senza fine e dell'accumulazione illimitata ha radici molto antiche. Mentre l'attività mineraria esplodeva e gli alberi venivano ripuliti, l'attività di recinzione delle foreste avanzava. Nel 1524 Munzer denunciò queste recinzioni, svelando la logica attraverso cui ogni creatura dovrebbe essere trasformata in proprietà. I pesci nell'acqua, gli uccelli dell'aria, le piante nella terra. Anche la creatura dovrebbe essere libera. Fino al 1450 le foreste erano state abbondanti, rari invece i conflitti tra signori e contadini. Nel 1525 la situazione cambiò completamente. La guerra dei contadini tedeschi del 1525 registrò non solo una formidabile protesta contro le recinzioni della foresta da parte dei signori, ma anche la dura realtà dei rapidi cambiamenti nella vita, nella terra e nel lavoro. Since the 1970s, radicals have insisted that year zero of planetary crisis is sometime around 1800, and its ground zero is somewhere in England, the birthplace, we are told, of real capitalism. Now that's a problem. It's a problem for historical reasons, for neither capital, nor industry, nor the working class, nor environmental degradation begins in a modern way after 1800. All emerged during the long 16th century, the two centuries after 1450. The conventional radical myth of capitalist origins in England around 1800 is also deeply problematic for political reasons. It suggests that modern imperialism, slavery, racism, sexism, and much more are secondary to a revolutionary politics. Simply, how we think capitalism's history has everything to do with how we imagine a just, sustainable, and socialist future. A partire dagli anni 70 del Novecento, alcuni studiosi radicali hanno individuato l'anno zero della crisi planetaria intorno al 1800 e il suo luogo d'origine è da qualche parte in Inghilterra, la culla del vero capitalismo. Questo è un problema dal punto di vista storico. Infatti, né il capitale, né tantomeno l'industria, la classe operaia e il degrado ambientale emergono nella loro forma moderna dopo il 1800. Tutto questo è emerso nel corso del lungo XVI secolo, che comprende all'incirca i due secoli successivi al 1450. Il mito radicale convenzionale delle origini capitaliste, cioè l'Inghilterra nel 1800, è ancora profondamente problematico per ragioni politiche. Suggerisce che l'imperialismo moderno, la schiavitù, il razzismo, il sessismo, come molto altro, siano elementi secondari per una politica rivoluzionaria. Semplicemente il modo in cui concepiamo la storia del capitalismo ha moltissimo a che fare con il modo in cui immaginiamo un futuro giusto, sostenibile e socialista. We are accustomed to think about planetary crisis in terms of substances, too many greenhouse gases, too many people, too many factories. There is a mainstream, a bourgeois version of this. It is limits to growth and neo-Malthusianism. This says the limits are beyond the relations of capitalism. They are external limits. There is a radical version of this way of thinking,
This says the contradictions of capitalism are social and internal. This argument says the relations of the biosphere and today's planetary crisis are natural and therefore external. Substances are very important. I am an environmental historian, so I love to study soils and forests and mining and manufacturing and cities and all the rest. But substances tell us nothing when they are separated from the world historical relations of power and production that enfold them. So I am also a Marxist. For me, Marx's greatest insight was to embed the study of history, including the history of the present crisis, within a relational framework. To paraphrase Marx, coal is just a rock in the ground. Only under definite historical and geographical relations does coal become a fossil fuel. The relations of science, empire, and capital made coal. But of course, coal also has made capitalism. Siamo abituati a pensare alla crisi planetaria in termini di sostanze, troppi gas serra, troppe persone, troppe fabbriche. Esiste una versione mainstream di questo immaginario borghese, si tratta della retorica neomalthusiana dei limiti della crescita. L'idea di fondo è che i limiti stiano al di là dei rapporti sociali capitalistici, si tratterebbe di limiti esterni. Esiste anche una versione radicale di questo modo di pensare. Le contraddizioni del capitalismo sarebbero sociali e interne, mentre i rapporti della biosfera e la crisi planetaria attuale sarebbero naturali ed esterni. Le sostanze sono importanti. Di mestiere Jason fa lo storico ambientale, quindi gli piace studiare suoli, foreste, attività minerarie, apparati produttivi, città, tutti i vari contesti territoriali, ma le sostanze non ci dicono nulla se vengono separate dai rapporti storico-mondiali che le avvolgono. Oltre che storico, Jason è anche un marxista. Per lui la grande intuizione di Marx è stata quella di inserire lo studio della storia all'interno di un quadro di relazioni, e questo include anche la storia della crisi attuale. Per parafrasare Marx, il carbone è solo una roccia nella terra. Solo all'interno di determinati rapporti storici e geografici il carbone diventa un combustibile fossile. Sono stati i rapporti tra scienza, impero e capitale che hanno fatto il carbone, ma naturalmente anche il carbone ha fatto il capitalismo. What if we consider that civilizations or modes of production do two things at once? What if we consider how civilizations make environments and if we consider how environments make civilizations? Modes of production, in other words, not only produce natures, they are also products of the web of life. Is this not the reality of climate change today? On the one hand, capitalism drives climate change through its ongoing enclosure of the atmospheric commons. On the other hand, climate change today is directly shaping and influencing the conditions of capitalist renewal. This is nowhere more evident than in the decades-long stagnation of capitalism's cheap food model. Agriculture will bear two-thirds of the cost of global warming over the next few decades. Two-thirds. That's important. That's crucial because the fundamental relation of the modern world is a cheap food model that has, for the past five centuries, produced more and more food with less and less labor power. Cosa succede se consideriamo che le civiltà o i modi di produzione, per usare un linguaggio più vecchio, fanno due cose contemporaneamente? Se teniamo conto di come le civiltà creano ambienti e di come gli ambienti creano civiltà? I modi di produzione, in altre parole, non solo producono nature, ma vengono anche prodotti dalla rete della vita. Non è questa la realtà odierna del cambiamento climatico? Da un lato il capitalismo spinge il cambiamento climatico attraverso la sua continua privatizzazione dei beni comuni, quelli dell'atmosfera anche. Dall'altro lato il cambiamento climatico sta direttamente formando e influenzando le condizioni per il rilancio capitalistico. Ciò è chiaro nel modo più evidente nella stagnazione pluridecennale del modello proprio del capitalismo del cibo a buon mercato. L'agricoltura comporterà infatti 2/3 dei costi del riscaldamento globale lungo i prossimi 3 decenni,
due terzi. Questo è determinante perché il rapporto fondamentale del mondo moderno è il modello del cibo a buon mercato, che ha prodotto per cinque secoli sempre più cibo con sempre meno forza lavoro. In other words, capitalism has produced climate change by enclosing, by internalizing the atmospheric commons. At the same time, the climate system is now increasingly producing the negative conditions of capitalist development, negative in the sense that climate change is negating, is undermining the cheap food model. Of course, the problem is much bigger than cheap food and the crisis of capitalism. We want to understand that the crisis is a crisis of human life for the vast majority. But if we want to know how to challenge capitalism in the 21st century, then we need to understand capitalism's strategic contradictions, its points of vulnerability. Thus, for me, the crisis of the climate system and the crisis of cheap food allows us to see how movements like food sovereignty can pursue revolutionary demands on capitalism as a system. In altre parole, il capitalismo ha prodotto il cambiamento climatico attraverso le recinzioni e attraverso l'internalizzazione dei beni comuni dell'atmosfera. Al tempo stesso, il sistema climatico sta adesso, in maniera crescente, producendo le condizioni negative per lo sviluppo capitalistico. Negative nel senso che il cambiamento climatico sta negando, sta minando il modello stesso del cibo a buon mercato. Naturalmente il problema è molto più grande. Jason sostiene che bisogna comprendere il funzionamento a fondo, il funzionamento di questo sistema e della crisi. Se vogliamo sapere come sfidare il capitalismo del XXI secolo, allora abbiamo bisogno di capire le contraddizioni strategiche del capitalismo, i suoi punti di vulnerabilità. Così, per Jason, la crisi del sistema climatico e la crisi del cibo a buon mercato ci permettono entrambe di vedere come i movimenti per la sovranità alimentare possano sostenere i progetti rivoluzionari. Ideas, Marx wrote, can become material forces when grasped by the masses. So ideas matter. Not just the history of radical ideas, but also the history of bourgeois thought. Now, socialism took shape in the 19th century, and its point of emphasis was the machines of the so-called Industrial Revolution. Environmentalism took shape in the 1970s, and its point of reference was also machines or industrial society, plus the specter of overpopulation, which in fact always meant the overpopulation of peoples of color. Machines, like materials, are important, but capitalism did not depend on the steam engine to transform planetary life. A radical shift in the scale, speed, and scope of landscape change occurred in the long 16th century. The shift was also often one order of magnitude or greater, 10 times faster, 10 times bigger, 10 times wider in scope. Le idee, scrive Marx, possono diventare forze materiali quando sono afferrate, fatte proprie dalle masse. Dunque le idee contano, non solo la storia delle idee radicali, ma anche la storia del pensiero borghese. Il socialismo ha preso forma nel XIX secolo e si è concentrato con enfasi sulle macchine della cosiddetta rivoluzione industriale. Allo stesso modo l'ambientalismo negli anni 70 del Novecento si è diretto contro le macchine e la società industriale. In più, lo spettro della sovrappopolazione è stato al centro di questo dibattito. Ma sovrappopolazione significa sempre sovrappopolazione degli altri popoli, dei popoli che non sono bianchi. Le macchine, come i materiali, sono importanti, ma il capitalismo non ha avuto bisogno della macchina a vapore per trasformare la vita sul pianeta. Un cambiamento radicale nella scala, velocità e scopo di questo cambiamento territoriale si è verificato nel lungo XVI secolo. Questo cambiamento fu spesso dello stesso ordine di grandezza o a volte anche 10-20 volte più grande. The three centuries after 1492 marked the greatest environment-making revolution since the dawn of agriculture 12,000 years earlier. This was not merely because of colonialism, not merely because of commerce, but also because capitalism reorganized life and work and power through a savage binary, civilization and nature. This binary was fundamental to the gendered, racial, and colonial violence of early capitalism. It was deeply violent and oppressive. It remains deeply violent
and oppressive. And it was also about something radically new. It turned the idea of nature as external into a material practice. It turned nature into a force of production. Nature and society became the operative abstraction for establishing a global bourgeois hegemony that did two things at the same time. On the one hand, it redefined most human work within capitalism as non-work, as not work. Women, indigenous peoples, Africans, and many others were expelled from society and relocated into nature. The better they could be cheapened in the double sense of that word, as an ethical and economic project. On the other hand, it justified the ongoing appropriation, enclosure, and dispossession linked always to recurrent genocides that allowed for all life and land to be cheapened or improved in John Locke's words. I tre secoli successivi al 1492 segnarono la più grande rivoluzione produttrice di ambiente dall'alba dell'agricoltura. Ciò accadde non solo a causa del colonialismo o del commercio, ma anche perché il capitalismo riorganizzò vita, lavoro e potere attraverso un dualismo selvaggio, civiltà e natura. Questo dualismo fu fondamentale per la violenza di genere, razziale e coloniale del primo capitalismo. Esso fu profondamente violento e oppressivo. Esso resta profondamente più violento e oppressivo. E fu anche qualcosa di radicalmente nuovo. Convertì l'idea di natura esterna in una pratica materiale. Convertì la natura in una forza di produzione. Il binomio natura-società divenne l'astrazione operativa per stabilire un'egemonia borghese globale che fece due cose contemporaneamente. Da un lato ridefinì molta parte del lavoro umano nel capitalismo come non lavoro. Donne, popoli indigeni, africani e molti altri furono espulsi dalla società e collocati nella natura per essere meglio deprezzati. Nel doppio senso di questa parola, un correlato, un entango del progetto etico ed economico. Dall'altro lato essa giustificò le continue appropriazioni, recinzioni, espropriazioni collegate ai genocidi ricorrenti che permisero a tutta la vita e alla terra di essere deprezzate o, nei limiti della cultura prodotta da Locke, perfezionati. Si inizia a vedere qui una divisione dell'attività, il lavoro capitalistico, non la divisione del lavoro, nel senso tradizionale, sebbene per Jason le cose siano collegate. La società diventa l'ambito degli imperialismi, degli scienziati, dei commercialisti, dei coltivatori, dei sacerdoti, quasi tutti bianchi e maschi. Ogni altro, donne, popoli indigeni, popoli di colore, lesbiche, gay, furono esiliati all'ambito della natura. Al meglio sarebbero stati trattati a buon mercato, sia in termini di svalutazione economica delle loro attività e delle loro vite, sia nel senso originale inglese del termine, cioè vennero trattati senza dignità e rispetto. Le loro vite vennero trattate come superflue e sacrificabili. Yeah. Here we begin to see capitalism's division of work, not the division of labor. The two are related, but capitalism's tripartite division of work, paid labor power, unpaid human work, and the work of nature as a whole. In this, society became the domain of imperialists, of scientists, accountants, planters, and priests, almost all white and male. Everyone else, women, indigenous peoples, people of color, lesbians and gays, were banished to the realm of nature, the better they could be treated cheaply, both in terms of devaluing their work and lives in economic terms, but also cheaply in the English sense of the term, to treat without dignity and respect, to treat their lives and work as dispensable and disposable. Far from an innocent binary, the binary of man and nature has been fundamental to colonial rule, environmental change, and genocide ever since Columbus landed on the island of Hispaniola. The idea of humanity as the agent of environmental crisis today crystallized in the language of anthropogenic change has been an indispensable weapon in capitalism's arsenal. Anthropogenic, made by humans. Here we see an old capitalist trick playing out through environmentalist discourse. Take a problem created by the 1% and tell the 99% it's your fault. To credit humanity as the cause of climate change is to engage in a special brand of magical thinking.
It says, in effect, that the inequalities and violence of race and class and gender are secondary. Il modello della tripartizione del lavoro prodotto da Jason, sostanzialmente il lavoro pagato, il lavoro non pagato degli umani e il lavoro non pagato della natura extraumana. Lontano dall'essere un dualismo innocente, la separazione tra uomo e natura è stata fondamentale per il dominio coloniale, il mutamento ambientale, il genocidio. Sin da quando Colombo raggiunse l'Ispagnola, l'idea dell'umanità come agente della crisi ambientale, oggi cristallizzato nel linguaggio del cambiamento antropogenico, è stata un'arma indispensabile per l'arsenale del capitalismo. Antropogenico significa fatto dagli umani, e per Jason questo è un vecchio trucco del capitalismo che si realizza attraverso il discorso ambientalista oggi. Prendere un problema creato dall'1% della popolazione e dire al restante 99% è colpa vostra. L'attribuzione all'umanità intera della causa del cambiamento climatico è uno stile tipico del pensiero magico e in effetti dice che le disuguaglianze e la violenza di razza, classe e genere sono preoccupazioni secondarie. Anthropogenic or capitalogenic, made by capital. An alternative is to recognize that the planetary state shift identified by Earth system scientists requires an intellectual state shift. This is the argument for capitalocene rather than anthropocene. The capitalocene does not challenge the arguments about geological history. The capitalocene argues that capitalism is a system, a world ecology of power, capital, and nature. And to put it in these terms is to emphasize the historical possibilities and the historical limits of capitalism in the web of life. Marxist and environmentalist thought has so often failed to find common ground because they have given what Marx called supernatural powers to nature or to labor. It has appeared and manifested in a false conflict between jobs and environment. We see most recently in North America this false conflict between jobs and environment coming in the struggle against the Dakota Access Pipeline, a 1,200-mile pipeline to carry North Dakota crude oil to Illinois. So what happens here is very important. Here I summarize. The Labor Federation, the AFL-CIO, splits. One part says jobs. Another part, led by the National Nurses United, rooted in socio-ecological reproduction, in a feminist conception of labor and of the importance of care, says, no, we refuse to go along with new fossil fuel infrastructure. The nurses called the pipeline a continual threat to public health. No. Vabbè, molto velocemente, ovviamente Jason dice nell'alternativa fra antropogenico o capitalogenico è chiaro che il cambiamento di stato planetario è stato anche, per essere compreso, richiede un cambiamento intellettuale, cioè richiede il fatto che si cambino completamente i termini e che ovviamente anziché parlare di antropocene si parli di capitalocene, cioè si sostenga che il capitalismo è un'ecologia mondo composta da potere, capitale e natura. Un caso che Jason presenta come emblematico di questo passaggio è quello che è avvenuto recentemente nel conflitto contro la costruzione dell'oleodotto che passa nell'area del Sud Dakota. In quel caso, dopo una prima fase in cui ovviamente i sindacati difendevano il lavoro contro le richieste e le azioni degli ambientalisti che volevano bloccare le azioni, si è creata una spaccatura anche all'interno del mondo sindacale. Cioè, mentre la FLCO, cioè il più grande sindacato statunitense in questo momento, ha continuato a sostenere una linea filo costruzione della grande opera, il sindacato degli infermieri ha dichiarato che l'oleodotto era molto pericoloso e si è schierato a favore delle tribù di Standing Rock, dei Sioux di Standing Rock. So if not jobs versus environment, what? Marx allows us to see these three dimensions of capitalist work, of production in the commodity system, of social reproduction, especially of unpaid work, especially by women,
and the work of nature as a whole. And today we are seeing a crisis in all three domains, a crisis of precarity, a crisis of social reproduction, a crisis of the biosphere, and they are all feeding each other. Allora, non è un problema di conflitto fra lavoro e ambiente. Jason sostiene che il pensiero di Marx ci fornisce una strada per andare avanti sotto il profilo analitico, ma ci fornisce da anche un suggerimento strettamente politico. Lui dice che il capitalismo organizza tre tipi di lavoro, come abbiamo visto: il lavoro salariato, l'economia monetaria, il lavoro non pagato degli umani e il lavoro non pagato nella natura nel suo complesso. Il lavoro non pagato degli umani è soprattutto il lavoro femminile. Ognuno di questi campi è adesso in crisi per Jason. E questa crisi ha il potenziale di diventare una crisi epocale, perché è una crisi del lavoro, ma anche una crisi della vita sul pianeta, è una crisi sociale, ma anche una crisi ambientale. Recognizing these three forms of work, this tripartite division of work, gives us the opportunity as organizers, as citizens, as comrades, as activists, to imagine a new revolutionary politics of planetary justice. A revolutionary politics of work that cannot address the problems of care and social reproduction will surely fail. A radical labor politics unable to address the crisis of the biosphere will also be doomed. A revolutionary politics of nature that cannot speak to questions of precarious and dangerous work, of racialized, gendered, and sexualized violence will also be doomed to failure. So the time has come for a conversation about how to forge a radical vision that takes as its premise the organic whole of life and biosphere, production and reproduction. So how do we act and love and organize our way through this planetary state shift, which is also a state shift in capitalism? Central to world ecology has been the argument that we need to think, work, and nurture in new ways, especially through an ethic of care for humans, for the web of life, and for the multi-species dependencies that make the good life possible. That means putting nature at the center of our thinking about work, putting work at the center of our thinking about nature, and setting aside the presumption that any form of human life can be understood separate from the web of life. From these intellectual, but of course always more than intellectual, ruptures, we may find ways to converse and to cultivate and to care for new ecologies of hope and justice in the 21st century. Riconoscere questa tripartizione del lavoro ci dà l'opportunità di immaginare una nuova politica rivoluzionaria, una politica per la giustizia globale. Rielaborare il lavoro nel capitalismo, superando queste forme di frattura, quello che lui definisce fondamentalismo del lavoro, fornisce una via d'uscita. Una politica rivoluzionaria del lavoro, che non possa affrontare i problemi del lavoro di cura e della riproduzione sociale, è destinata al fallimento, così come una politica del lavoro radicale, da sola, è incapace di affrontare la crisi della biosfera. Di quali narrazioni abbiamo bisogno per trovare la strada verso il cambiamento dello stato attuale? Jason crede che di queste narrazioni abbiano bisogno di riferimenti precisi per la cura, la compassione, la connessione che mancano nel mondo di oggi. Come agiamo, pensiamo, amiamo e organizziamo la nostra strada verso questo cambiamento? Una indicazione fondamentale per l'ecologia mondo è che abbiamo bisogno di pensare, lavorare, coltivare in nuovi modi, specialmente attraverso un'etica di cura per gli esseri umani, per la rete della vita e per le interdipendenze della vita, sociali e biologiche. Ciò significa porre la natura al centro delle riflessioni sul lavoro, porre il lavoro al centro delle nostre riflessioni sulla natura e mettere da parte la presunzione che l'organizzazione umana di ogni cosa possa essere adeguatamente compresa separatamente dalla rete della vita. Partendo da queste fratture teoriche, che per Jason non sono solo intellettuali, possiamo trovare dei modi per conversare, coltivare e curare nuove ecologie della speranza e della giustizia nel XXI secolo.